Buongiorno, queste sono le mie condizioni di prima mattina. Sono totalmente trasandata, però sulla skincare non transigo. Sono un po' di giorni che utilizzo questi patch che ha preso mia sorella da Primark. Se non sbaglio, sono tipo all'avocado o qualcosa del genere. Vi giuro che mi dà una botta di vita, mi dà una svegliata. Io adesso mi metto a far colazione, penso che mi farò del tè, il caffè ormai non lo bevo più tutti i giorni perché mi dà un po' fastidio, quindi mi farò del tè e ho delle gallette di riso ricoperte di cioccolato e cocco. Di solito io preferisco quelle già fatte, solo che qui attorno dove vivo io non le trovo mai, quindi molto spesso le commissiono a mia sorella che me ne prende un po' e poi quando ci vediamo me le porta. A sto giro ho provato a farle in autonomia, quindi ho semplicemente fatto sciogliere del cioccolato fondente, l'ho spalmato sulla fetta di galletta di riso e ci ho spolverato sopra del cocco e poi ho lasciato in frigo, insomma, a mantenersi, così anche il cioccolato diventa bello croccante. Sono le 9:30 ed è già arrivato il primo corriere. Questo è uno dei pacchi preferiti da Taki perché poi giocherà un sacco con lo scatolone. Comunque sono arrivati dei fiorellini da parte di Colvin. Sì, Taki, adesso lo apriamo subito. È proprio curioso. Oh, che belle! Sono delle peoni, Taki! Questa è l'ultima settimana, infatti, che ci saranno le peonie sul sito di Colvin e quindi sempre morire da ridere. Mi vuole lo scatolone. Oddio. L'altro giorno ho filmato un video in cui vi consiglio alcuni titoli Bao, su cui vale il 20% di sconto di questo periodo fino a fine mese, e adesso devo però filmare i disegni. Nel senso che io trovo più utile farvi vedere le tavole dei fumetti, perché alla fine di un libro, ok, è utile vedere la copertina per capire che libro è, insomma, per riconoscerlo in libreria. Per un fumetto, secondo me, è molto utile vedere anche i disegni per capire se ha colori o meno, se lo stile ci piace o non ci fa impazzire, eccetera, eccetera. Insomma, secondo me è utile ed è una cosa che ho visto fanno pochi, se non quasi nessuno, delle persone almeno che io seguo dei video che ho visto, mentre io cerco di farlo sempre proprio perché la trovo una cosa utile, più che farvi vedere da qui magari sfogliandolo, farvi vedere proprio i close-up dei titoli. Quindi questa è una cosa che mi tocca fare adesso e niente, devo andare a ritrovare i titoli che ho consigliato. Ormai sono passati 2 o 3 giorni, devo controllare la lista, tirarli giù, filmarli uno per uno, poi rimetterli a posto e poi posso finire di montare il video. Voi sicuramente lo avrete già online a quest'ora sul canale, quindi lo troverete sicuramente nelle schede qua sotto in descrizione nel caso foste curiosi, insomma, riguardo a qualche consiglio. Anche perché, come vi dicevo in quel video, ormai gli sconti su libri e fumetti non sono così tanto frequenti, c'è la possibilità di farlo una volta l'anno, tra l'altro nemmeno sulle novità, quindi non su tutto il catalogo. Se si ha la possibilità di risparmiare qualcosa, visti anche i prezzi, soprattutto dei libri che sono aumentati tantissimo, perché non approfittarne? Incredibile, ma
ma vero, dopo non so quante ore sono riuscita a terminare l'editing del video e mi sono accorta che io ho ancora qua del ramune al gusto yogurt, magari dopo lo assaggiamo insieme, perché sennò io rimando perché mi sembra uno spreco, cioè è un po' lo stesso discorso che faccio ad esempio con la cancelleria, no? Tutte queste cose super carine e è un peccato usarle, e per me vale anche con... con queste bibite o con gli snack asiatici, perché mi lascio sempre fregare dal pack che è super bello. A tal proposito voglio farvi vedere che cosa sto iniziando a collezionare. Mi fa ridere perché mio nonno collezionava la stessa cosa, anche se diciamo di una bibita diversa. Io infatti qua ho iniziato a tenermi le lattine, questa in realtà è una lattina che devo ancora aprire. E le lattine, niente, semplice così com'è. Dicevo che mio nonno collezionava le lattine di birra, mi ricordo ancora che nell'appartamento di mia nonna c'erano queste mensole in alto con tutta una scia di lattine e lo trovo un sacco carino, adesso non so se effettivamente farò una vera e propria collezione, mi è capitato di tenere un paio di lattine un po' per ricordo, un po' perché mi piace l'estetica e le ho messe lì, quindi non so se effettivamente diventerà una roba del genere o meno, però ho un po' il pallino di collezionare cose così totalmente random e soprattutto mi piacciono moltissimo le bottiglie, io vado matta per il packaging delle cose, ma soprattutto delle bottiglie, delle lattine, non so che cosa ho. Noto ora che ci sono delle belle fragole forse già pronte per essere colte. Che soddisfazione che mi sta dando quest'anno il terrazzo, sarà che ho diverse cose perché ho tre tipi diversi di fragole, ho le fragole diciamo quelle classiche che stanno crescendo veramente enormi, sono molto contenta. Ho poi delle fragole rampicanti e le fragoline di bosco. Che sanno, avete presente le caramelle al gusto fragola che sembrano super dolci e tra virgolette sanno quasi di gusto di fragola chimico? Cioè è assurdo ma sanno di caramella di fragola. Le fragoline di bosco, io totalmente impazzita. E fino a, sì, all'anno scorso io non mangiavo nemmeno una fragola. Poi ho avuto le fragole rampicanti che fanno delle fragoline, una via di mezzo fra le fragoline di bosco e le fragole classiche, anche quelle molto dolci, e da lì mi sono quasi innamorata. Le fragole rimangono un po' troppo aspre forse per me, però adoro, e tutte le cose che sto producendo le sto mangiando perché alla fine sono frutto dei miei sforzi, delle mie cure, dei miei lavori. Abbiamo poi una pianta di limone, è il primo anno che abbiamo il mirtillo e ha fatto tantissimi mirtilli, anche belli grossi. Non sono ancora pronti, non sono ancora maturi, però li vedo e li osservo e sono troppo, troppo felice. E sta crescendo anche la mia pianta di cetriolo, è diventata enorme, e ho due piante di zucchina. Quindi sono super proud, ci vuole un sacco di sbatti a stare dietro. Io quasi ogni giorno ne parlo con mio babbo perché lui è l'esperto, mi dà un sacco di consigli e cerco di fare del mio meglio, ovviamente non sono una pro, però sono molto contenta. Sono riuscita a far crescere anche la paprika ungherese e quei semi li ho presi da un peperoncino di paprika ungherese che avevo, quindi non saprei dove indirizzarvi in questo senso. Mio babbo poi mi aveva lasciato dei semi di peperoncino piccante, anche quelli sono cresciuti, e poi gli jalapenos. Quelli provo a piantarli praticamente ogni anno perché avevo dei semini e ogni anno, no, l'anno scorso mi sa che non sono cresciuti. Forse era il periodo in cui c'è stata la grandine o c'era stato un tempo un po' strano, non lo so. Però a me piace molto il piccante, penso che l'abbiate capito con il video sulla spesa asiatica. Parlato solo di cose piccanti, vabbè, comunque momento contadinella proud finito. Oggi giornata di pacchi, è arrivato questo che non mi aspettavo fosse così enorme, con dentro un piccolo autoregalo. Riguarda la cucina, chissà se qualcuno di voi riesce a indovinare. Oh! Eccolo, questo è il suo aspetto, c'era in due colori, antracite e bianco, ma siccome ho tutti gli elettrodomestici, quelli piccoli almeno, scuri, non avevo dubbi, Tati. Oggi è veramente un parco giochi per te, pieno di scatoloni, Ci credi nemmeno te? Dicevo che l'ho voluto prendere scuro, anche se mi piaceva anche bianco per questo motivo qua. Comunque lo voglio provare subito oggi. Non so se sono l'unica, intanto Taki ce l'ha con le forbici, ma io sono una di quelle persone che si legge le istruzioni prima di far partire il tutto.
Ecco, adesso te le tolgo, tacchi, perché sono veramente pericolose. Mamma mia, che meraviglia. Piaceva un sacco il design di questo cuciriso, infatti lo volevo per il mio compleanno, non me l'ha regalato nessuno, me lo sono regalata da sola. Togliamo insieme la pellicola, che penso sia una delle cose più soddisfacenti. Wow. Come funzionalità, diciamo, predefinite, ha la cottura rapida, quella lenta, ad esempio per il riso integrale, la funzionalità porridge, riscaldare o comunque mantenere in caldo, che comunque è una cosa che fa una volta finito, diciamo, il timer, mantiene in caldo il cibo. Anche la possibilità di fare ad esempio delle zuppe, avendo il cestello immagino si possa cuocere anche a vapore, o comunque non necessariamente soltanto il riso, appunto si possono fare delle zuppe, si possono cuocere i legumi, usare, che so, il farro, il miglio, eccetera. Il design è bellissimo ed è uno dei cuociriso di questo tipo che costava che costava meno, non me la sentivo di spendere 140 euro per uno di quei cuociriso che si vedono anche negli anime, in manga, che sicuramente avranno delle funzionalità diverse, timer diversi, eccetera, eccetera, però per l'uso che ne faccio io alla fine penso che possa andare più che bene. Adesso vedremo un po', la quantità massima di riso che si può utilizzare è 4 cup. Adesso peserò, così vi saprò dire in grammi di riso, insomma, secco, quant'è. E niente, questo è tutto ciò che so per adesso, non avendolo mai utilizzato. Però stasera appunto voglio fare del riso, dovrei fare tipo i roll di salmone e alga, quindi speriamo che venga bene. Adesso è ora finalmente di prepararmi, mi trucco giusto un pochino, penso che metterò soltanto mascara e un bel rossetto rosso, che sono totalmente in fissa in questo periodo, poi metto un po' di shampoo secco. Non so se mi piacciono le trecce fatte così, ho provato a farle in maniera un po' diversa dal mio solito, però qui mi aspettavo che venisse come da questa parte, quindi con un po' più di volume. Non lo so. Mi stavo per dimenticare del ramune, quindi adesso lo apriamo insieme, se no finisce che non lo aprirò mai per assaggiarlo. E vi dicevo che ha il gusto yogurt, quindi boh. Che cos'è il ramune? È una bibita gasata, tipo soda, a vari gusti. Io ho provato quello allo yuzu, che aveva un colore tipo radioattivo, giallo fluo molto intenso, e non era male. Me lo aspettavo molto più gasato, in realtà qualche bollicina, ma non è così tanto frizzante, e sa di agrume, di limone essenzialmente. Questo sembra aprirsi in maniera più intelligente rispetto all'altro che avevo provato. Essenzialmente qua sul tappo c'è una sorta di pallina che va schiacciata, premuta, questa pallina scende attivando le bollicine, insomma. Spiegazione molto molto terra terra. Questo aggeggio adesso va posizionato sopra e bisogna spingere per sbloccare il tutto. Momento della verità. Ce la farò mai. Ho provato a sganciare questa parte qui, insomma, e vediamo se così riesco. Questo video, aiuto. Dicevo, proviamo così, vediamo se riesco. Ce l'ho fatta. Come vedete c'è una pallina tipo di vetro e adesso è iniziato a gasare. Tra l'altro, questa parte qui è pizzicata perché in questo modo la pallina non va oltre. E niente, mi avete detto di provare a bere direttamente così, perché sono in questa posizione, non lo so. Comunque, proviamo a berlo direttamente dalla bottiglietta. È strano perché sa tipo di Yakult.
leggermente frizzantino, non è malvagio. Adesso, oltre a finire di sistemare un po' casa e cucina che ho trascurato perché ho fatto altre cose, vado a buttare l'immondizia. Thank you.